Ciao bambini, oggi volevo invitarvi a fare merenda insieme a me. Sono andata a cercare nel mio cestino della frutta e ho trovato un'arancia, due mandarini, una mela, due banane e un bel limone giallo. Mi sembrano tutti gli ingredienti che mi servono per fare una bella macedonia. Anche se non ho proprio tutta la frutta che vorrei per fare la macedonia colorata come piace a me, però sicuramente verrà bene lo stesso. Cosa ne dite? La facciamo insieme? Allora, ci serve una ciotola, una terrina così, ci serve uno spremi agrumi, un cucchiaino, un coltello per tagliare la frutta, un po' di zucchero e un tagliere per tagliare la frutta. Bene, se siamo tutti pronti potremo partire. Ma voi ve lo ricordate come si fa la macedonia? Mi sembra che ci fosse una canzone che cantavamo all'asilo insieme. Come faceva? Ah sì, iniziava così. Per far la macedonia che piace a noi bambini, si prende una mela, si taglia a pezzettini, una mela ben matura, frutta non verdura, ciliegia più non posso, ma senza osso si spreme bene un limone giallo, e mentre taglio io canto e ballo, un po' di zucchero col cucchiaino per far la macedonia di noi bambini. Si prendono le fragole, arance, mandarini, le prugne senza osso ma sempre a pezzettini, e l'ananas a fette, è un frutto molto bello, si prende tutto intero e si taglia col coltello, si spreme bene un limone giallo, e mentre taglio io canto e ballo, un po' di zucchero col cucchiaino per far la macedonia di noi bambini. Ecco bambini, la mia macedonia è pronta. Non vedo l'ora di assaggiarla. Perché non vi mettete anche voi all'opera con mamma e papà per prepararne una simile a questa? Però voglio lasciarvi con un indovinello. C'è un frutto che io ho trovato nel mio cestino della frutta che non ho messo nella macedonia perché non è nominato nella canzone. Vediamo se siete dei bravi investigatori e sapete scoprire qual è. Vi lascio un indizio. È giallo con qualche macchia marrone, molto dolce e ha quasi la forma di uno spicchio di luna. Ed è uno dei frutti che mangiate più volentieri all'asilo. Bene, vi saluto e ci vediamo al prossimo video. Ciao!